Certo Paolo, te in queste librerie tu hai decimegli che solo chi come te è un maniaco della conservazione può avere. Ma questo vi era tuo, questo Sì, libro? certamente. Prima elementare. Prima Sì, quando elementare. ancora, diciamo, gli elementari erano veramente elementari, nel senso che si partiva con le aste, Eh con i sì. punti, con lo gnu, gna, Niente. gne. Ah, bellissimo, guarda qua. Però la scuola iniziava il 1° ottobre, a primi di novembre già si cominciava a scrivere il Il calamaio. calamaio. Era normale, Cioè. ogni banco aveva il suo calamaio, lui. Sì, Le sì, cose sì. nel giro di breve tempo Il rocchetto, cioè queste sono sono parole cambiate, ormai che. desuete, Sì, oh, naturalmente. per carità, a un bambino gli dici il rocchetto, il calamaio. E tu hai conservato tutti questi Questi oggetti oggetti, del sì, tuo passato? che ogni tanto riesumo, tiro fuori qualcosa perché mi fa riportare un po' alla memoria amici, situazioni, maestre, era l'epoca della maestra mamma. Eh sì, Questo è uno di questo questi Paolo Nestri, oggetti. questo è proprio un Sì, oggetto sì, tuo, sì. che è un alfabetario. Sì, era il modo con cui la maestra, vedi, cercava di Bellissimo! invitarci a comporre le parole. E allora questi scorrono? Sì, No, com'è sono tutti questi? scorrevoli, Ah, e vedi? si compone qui la Sulla parola. parola, che sono, voglio mettere Paola, vedi, Può P, cercare la cercava P. la P, intanto uno la è qua su, Vedi? vedi? Ah, sì. E veniva fuori il nome, questo era Naso. modo divertente per Sì, comporre le parole. Ora magari c'è il computer, ci sono altri riferimenti sì. diversi, qui le cose. È tutto molto cambiato, ma chissà se i bambini di oggi davanti a un libro Ma così quando sei. provano un qualche interesse, sicuramente gli sembra Ma un la novità salto. Anche come sono sicuramente. vestiti questi Sì, la bambini, novità cioè sicuramente. veramente. Ma quello che Ma mi poi ha colpito di parole. più sono le maestre che rimangono, che trasecolano Ah sì, davanti a quando questi vedono questi testi, davanti a oggetti. questo metodo. Sembra roba da medioevo, in realtà Il sono. mastello, ecco, parliamo del mastello. Il bucato. Il bucato. Il mastello, Ora ci veramente. sarebbe la lavatrice, la stiratrice, l'asciugatrice, invece il mastello. Questa è una parola che credo che non sia più usata da quando andavi a scuola. È un bel pezzo, sì. Ce ne sono altre che si sono modificate, ma sinceramente qualcuna ci porta via dal loro significato, diciamo la verità, Paolo. Io ti posso fare qualche esempio, magari di professioni, ti posso Sì, dire. Oggi all'epoca c'era il bidello a scuola. sì, magari è rappresentato anche da qualche parte con il grembiule Figura con scuro, la sua eh? spolverina. Oggi c'è il personale non docente. Però in questo è compreso non solo chi svolge l'attività di vitello, ma anche, che so, personale amministrativo, Segreteria, tecnici, sì. Sì, gente che opera quindi in però la segreteria. parola bidello non si usa È più. desueta, non si utilizza più. Che so, l'infermiere. Oggi è un paramedico, è più professionale parlare di paramedico, però nel paramedico c'è non solo l'infermiere, quello vero, insomma. Ma ci sono fisioterapisti, analisti, tecnici di laboratorio, quindi si crea, secondo me, Sì, tante parole un po' si di sono perse confusione. perché magari ti sei attribuito un significato che poteva essere dispregiativo. Parlo ad esempio dello spazzino, che non so che Esattamente, cosa ci poteva avere di niente, dispregiativo. è un mestiere nobile come altri, però oggi c'è l'operatore ecologico che fa sentire un personaggio una dignità maggiore, superiore. In realtà la sostanza non cambia. Sì, però appunto lo È spazzino quello. esiste sempre, spazza Sempre. sempre meno, magari passa con la macchina, ma Ecco, le spazza sempre meno. capacità sono un'altra cosa. Sì, La sostanza delle cose. però è vero, se ci penso, in tante professioni il nome è cambiato. Lo stagnino. Una Lo volta c'era lo stagnino sarebbe stagnino. l'idraulico, Ma l'idraulico è più pomposa, l'idea dell'idraulico è cioè, chi si occupa della scienza idraulica, no? sì, e L'idraulico, sì. lo stagnino, vabbè, lo stagnino saldava. Certo, è nato da. Qua, L'idraulico è però nato quando dallo i tubi stagnino. erano Di di rame, piombo, di di rame, rame, lui di. si occupava di questo. Ecco. Ancora faceva i gomiti, che Eh non sì. c'erano già pronti, Andavano scaldati, li no? Come. realizzava a pezzetti, Eh sì. i gomiti delle Sì. grondaie. Quelli Vabbè, erano chi è che arti. ora vorrebbe essere chiamato stagnino? Ovviamente lo stagnino non esiste Ma più, io ne quindi. conosco uno solo che si Che si. fregia di questo titolo con orgoglio, giustamente, perché sì, è un personaggio di grande esperienza in materia,
che ancora si occupa di stagnare e di rame soprattutto, lavora ancora a mano. Già ho difficoltà a capire cosa vuol dire stagnare, però se questa persona stagna lo vorrei vedere. Vediamo cosa fa. Sì, è un personaggio, sì, sì. Che merita visionare, insomma, sia per quello che fa che per come lo fa. Andiamo a conoscere anche lo stagnino. E allora finiamo con un altro discorso che mi è venuto in mente ora. È una citazione di Galileo Galilei che diceva che tutti parlano oscuramente, pochissimi parlano in maniera corretta e chiara. Detto da Galileo, qualche pensiero in testa ce lo dovrebbe mettere. Allora andiamo dallo stagnino che stagna. Andiamo a vederlo. Entra te, sì, fammi strada. Vai, prego, vieni Paola. Qui siamo in pieno centro a Pistoia. Mamma mia, ecco, mi aspetto. Buongiorno. Antonio Timpanaro. Paola Bardelli. Un vecchio stagnino. Un anziano stagnino. Allora mi ha detto Paolo che lei è un vecchio stagnino. Un vecchio stagnino. Ora prima facevo l'idraulico stagnino. Ora sono andato in pensione e mi diverto a fare queste cosine di rame, per passione. Ma perché, siccome dire lo stagnino per me è un po' una parola anche che capisco poco che cosa faceva lo stagnino. Una volta gli stagnini erano qui, tipo i magnani, che una volta andavano per i paesi a accomodare le pentole, tutte queste cosine qui di una volta che ora non usano più. Ecco, e allora io cerco di fare queste cosine qui per divertimento. E lo stagnino deriva perché una volta usavano i tubi di piombo. Sì. Allora facevano addirittura le subazioni col piombo e le saldavano con lo stagno. Le chiamavano stagnini. Ecco. Venuto fuori lo stagnino. Sì. E ora lo stagnino ce n'è più. Però lei era abituata a usare questi materiali, questi metalli. Sì, e poi una volta ho portato a spasso il bimbo al parco e ho raccattato una foglia. Quella. Quale? Quella è sacra. Quella lassù. Quella non si dà via. Via. Sì. E piano piano ho cominciato a fare queste cosine con l'aiuto del mio maestro. Mugai Mirto, vecchio stagnaio, vecchio lattoniere, che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, mi è morto un fratello maggiore. E lui, io sono stato suo operaio 14 anni, poi ci siamo trovati in vecchiaia tutti e due, ci siamo riuniti e ci siamo messi a fare queste cosine. Mi ha insegnato tante cose, anche quando ero qui. Mi trattava come se ero sempre suo operaio. Se sbagliavo mi diceva Quindi lei non è mai cresciuto, è rimasto sempre allievo. Sempre allievo. Fino a poco tempo fa me lo diceva anche la mia moglie, se non tu vuoi crescere, ci poi l'età c'è. Va bene, crescere, meno male si cresce. E così io mi allora me lo fa vedere che fa lei. Prima le segno. Prima le segno per Benino. Ah, questa qui è questa il suo modello. Questa è la farfalla che viene fuori questa. Ok. Ecco, viene fuori questa. Così si sagna. Ecco, poi si prende le forbicine. Le forbicine, dettagli ce ne sono così tanti che forbicine mi immagino sarà una pinza. Non sono le forbicine dell'estetista. No. Come una sarta. Ecco. Ho preso le misure. Si ha preso le misure, ha fatto il modello. Ho fatto come la sarta. Lo spessore della lamina. Lo spessore questo qui è 6 decimi. Perché c'è tanti spessori. È anche pesantino. Sì, insomma c'è male. E lei, ecco, questa farfalla, ad esempio, dove se la immagina? La sta facendo per qualcuno o la fa perché... No, la fa per passatempo. Ma di solito qualcheduna le regala, qualcheduna la do via, insomma. Ecco, e quindi... Un fabbro, ora li faccio vedere, sono qui, un fabbro mi ha regalato questa farfallina. Ecco. Un fabbro, che ora poverino non c'è più, E allora questa la usa come...
Allora l'ho presa, ho cercato di rifarla. Da principio è un po' difficile, perché sembra facile, ma non è facile. Allora mi sono adattato e allora mi diverto a fare questi farfalle. E poi dopo che l'ha ritagliata gli fa tutto un po'... Ora glielo faccio vedere. Una curiosità, Antonio. Viene nessuno qui a chiederti di imparare? Cioè un giovane francamente, o meno giovane che viene qui? Una volta è venuta una ragazza. Dice, sa, mi verrebbe imparare. Dico, volentieri, vieni. L'ho dato proprio alla farfallina. La fece. Allora, dopo è venuto fuori che lei era un'insegnante alla scuola d'arte. Ah, ecco, vedi? Ah, ecco perché. Allora io sono io che devo venire a imparare. È venuto tante volte. Poi bellina, dopo, bellina. Certamente non vengano uguali, non sono di patata. Certo, ma è il meglio, no? Il pregio del lavoro fatto a mano è proprio quello. Se lei mette un ragazzo d'oggi a tagliare un coso di rame, lo sa con quella taglia, no? Col frullino. Sì. È più facile, no? Va, certo. Poi non solo l'hanno levato quello elettrico, ma gliel'hanno fatta a batteria. Certo. È così. Vabbè, è cambiato tutto, però è bello che ci siano persone come lei che hanno voglia di mantenere una tradizione, di ricordare e di fare le cose con questa passione e questo amore che ha lei per fare tanto, le cose. Tanto. Andrea Gide, mi sembra, disse: l'arte è una collaborazione tra Dio e l'uomo, però meno fa l'uomo e meglio è. Era uno. Allora Antonio, grazie. Grazie a voi di essere stati buon lavoro. Così gentile. La farfallina. Certo, eccola. Faccio vedere. Ah, sì, va bene. Va bene? Questa me la potevo attaccare qui, ci si poteva mettere in questo. Se la volete attaccare, regalo così. No, va bene così. La ringrazio tanto. È stato un piacere. Ciao, Antonio. Grazie a voi. Grazie mille. Arrivederci.